Vale, pues aquí estamos. Continuamos. Como ya os comenté, no es que guarde la partida, sino que la hago de un tirón, porque si no, pienso que se pierde bastante estas partidas así, este tipo de juegos. Yo sí las iré cortando, pero... Estaba René hace un rato. Doctor A. Y la nota. Vamos a ver qué dice la nota. Documento de interno y asuntos generales. De internamiento. Nada, esto no es nadie. ¿Cómo se llama la amiga? Amara, ¿no? Se llama la amiga. ¿Ves lo que pasa? Y eso que estoy haciéndole un tirón. Imagínate si me vengo otro día. Soy fatal para los nombres ya. Ya hemos estado, que es donde estaba Charlotte. Ese ruido viene... agitadas. Ya voy a estar ahí. En esta habitación no hace ningún flashback ni nada. Cerrada. Pues habrá que bajar abajo. Cerrar la puerta de la calle. Ah, mira. Está abierta. Questa era la strada che facevamo. Este es el camino que seguíamos. Se non ci fosse stata lei, nel parco su quella panchina a primavera, quante giornate. Era come fuggire. La natura, lei che parlava e sorrideva. E poi c'erano le cucine. A volte rubavamo qualcosa da mangiare e tornavamo subito sulla panchina a mangiare di nascosto. Ridevamo. Mi faceva delle cose. Mi toccava a volte. Nelle docce sentii per la prima volta il suo corpo appoggiarsi al mio. Era un brivido che scaldava l'anima. Gli occhi chiusi, la luce scivolava via. Bueno. Nel sistema lei non c'era. Lui non la faceva entrare. Ecco, lei deve essere la chiave. La chiave dei ricordi, dei perché. O sea que la amiga es la llave que puede abrir los recuerdos. Capítulo 6. Hala, vamos a ver. De que se sentaban en un banco. No, este no era nuestro banco. Las cocinas. Hey, que aquí hay dos bancos más. Vamos a seguir buscando. Tenemos que encontrar el banco. Bueno. No,
Este no era nuestro banco. L'odore della primavera, i rumori. Il paese della luce era lontano e noi passavamo le giornate a chiacchierare, sedute sulla pietra delle panche. Sentados en el banco de piedra, en la ciudad de la luz quedaba alejada, lejos, lejos, o sea, esta. La de la luz. Ah, aquí hay otro banco. Vamos, vamos, ya quedan pocos. Vamos a seguir buscando, tenemos que encontrar el banco. Bueno. Ah, ahí está el banquito. Y la René sentada con la amiga. Debe ser este, ¿no? Esta era la nuestra panca. Este. Nelle cucine andavamo spesso lì. Andava anche da sola lei. Faceva così quando le cose andavano bene. Vale, ora tenemos que ir a las cocinas porque dice que ella iba cuando estaba bien las cosas, iba sola. Mira, mira el reflejo cómo se ve. En la casa. Esto es lo que quieren hacer en el Division y no les salió bien. Mira, mira, mira ahí las plantas reflejadas. Eso no es un píxel como han hecho ahora, eso es un reflejo. Hey, ¿dónde están las cocinas? Invernadero, ¿no? La amiga tenía un amigo jardinero. ¿Esto se puede tocar? No. En las cocinas. Ah, mira, ahí hay Dan. Ahí hay una entrada. Dai, dai, cerchiamo dappertutto. Lei deve essere qui, non c'è dubbio. Ah, vamos a buscarla, corre, corre, stare qui dentro. ¿Aló? No, aquí no está. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Parece che ha qui poco tempo. Errato, no? Continuiamo a cercare, non ci arrendiamo. Vale, ya dejo de mirar las musarañas, tranquila. Por aquí está cerrado. Aquí hay la puerta abierta. Ma dove sarà? Dobbiamo parlarle. Le cose andavano bene. Ma ora stare qui non mi piace. Cerchiamola, dai, velocemente. Vale. Non vuoi stare qui? Già non ti gusta stare qui? ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres que haga si no te gusta? La encuentro, non sé dónde está. Non possiamo rimanere troppo qui dentro. Ci scopriranno. Quando ci scoprivano. Corriamo, dobbiamo trovarla in fretta. Dobbiamo scappare via o ci scopriranno. Però chi non va a descubrir se non hay nadie aquí? Non ancora. Qui Amara non c'è. Nei bagni, forse. Possiamo trovarla lì. Spesso l'acqua era fredda. Allora scappavamo via. Ma quando era calda, allora lei veniva da René. Sotto quella luce bianca e crudele.
Posso ancora sentire il brivido che mi dava il suo corpo. Tutto deve essere com'era. Ricreiamo quella magia e lei verrà da noi. Vale, tenemos que recrear el momento en que se bañaban juntas con el agua caliente. Tenemos que ir a la zona de baños, pero está cerrado. Hay que recrear el ambiente. A ver, agüita caliente, esas cosas, ¿no? Es una lavadora. Este parece una lavadora, ¿no? La secadora. Ya lo hemos hecho. Saltado un paso. Ole. Sigo a acertar ahora. Lavandería. Bañera. Aquí. Ah, mira aquí. Bañeras. Ah, algo me has hecho bien porque se ha puesto cargando. Ora tutto è pronto. Possiamo andare nei bagni. Possiamo passare da quel corridoietto nelle cucine. La incontreremo nelle docce. Sí. Vale, todo está preparado. Hay que salir a las cocinas y buscar un pasillo que nos llevará a donde está nuestra amiga. Por aquí no, ¿verdad? La natura me ayudaba a dimenticare, ad uscire dal sistema. No, ha dicho por las cocinas. Qué raro que nos deje elegir camino, ¿no? Uy, ¿y eso olvida? Aquí están las cocinas. Mira, el pasillo abierto. La escalera aquella que estaba llena de piedras. ¿Y ahora dónde te...? Ah, las bañeras. A los baños. ¿Dónde están los baños? Baños, baños. 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 Baños, 11 y 12, o sea, una a cada lado.
El 12 está aquí, pues vamos a estos mismos. A ver qué pasa. En un pasillo largo. Tutto è pronto. Ora spogliamoci e lasciamo i vestiti sull'appendipanni. Todo está preparado, dice, pero si hay una mierda aquí impresionante llena de cosas. Bueno, hay que dejar la ropa, dice, aquí en el tendedero. Bueno, vamos a dejar la ropita nuestra. Anda, eso es un traje de interna lleno de sangre. No es un traje del 2015. Fíjale, ¿no? Adesso apriamo l'acqua e tutto sarà esattamente com'era. Vale. ¿Cómo se abre el agua si no tienen grifos? ¿Estando aquí en medio? No. Este, mira, con el mareo. Vale. Bien blanquita, se nota que es la llave. ¡Eh! Bueno, pues nada, a buscar a la amiga, ¿dónde está la amiga? ¿Eres tú, Pulgros? ¿Y tú, Polo Gordón, tampoco? Anda, míralas aquí, las dos bellas aquí. La René y la amiga. Bueno, al menos estaba acompañada la pobre. Amara era tutto Vaya, quello che hombre. aveva René. Le separarono. René al reparto semiagitate, quello che faceva paura a tutti. L'unico che tenía y se lo quitaron. Y la metieron en el sector de semiagitadas. Tómate algo. Cada vez va peor, ¿eh? Que esté tan mal de la cabeza. Que no sepa lo que es la realidad y lo que es mentira y Quelle ficción. iniezioni erano una Una tortura, tortura, sí. la giusta punizione per quello che facevo. No, encima sí, E lei? Chissà dov'era, Amara. sí. Mi avevano portato al piano di sopra, in quel reparto dove nessuno voleva andare. Que nadie quería ir. Se la llevaron al piso de arriba, 9, capítulo 8. Se la llevaron al piso de arriba donde nadie quiere ir. O sea que a la zona de semiagitadas. Y ya después ya solo faltará las agitadas del todo. Porque vamos, al paso que va, no me extrañaría nada que acabara ahí dentro. Mira las amigas. Debería ser el comedor, ¿no? Refectorio. ¿Qué hay por aquí? Hemos estado, ¿verdad? Sí, por aquí ya hemos estado. Creo, o no. Ya no parecen tanto las habitaciones. Luego las puertas están cerradas. Bueno, cerradas. Medio cerradas. Dice fundadores, Lorenzo, o creadores, ¿no? Lorenzo de la Vela, Nax 989, Eduardo Bartili, 6, Egon 91,
Ah, estos deben ser los que han hecho el juego, me imagino. Con esos nombres y al final poniendo thanks. Estado, que es la dentista, ¿no? No, aquí no habíamos estado. Dentista, a ver si hay algo por aquí que leer. Ah, cierra la puerta, no se puede coger. Suelo. No me extraña que me dé tanto miedo a los dentistas. ¿Hay algo por aquí? Sí, me ha parecido que sí. Ah, pero son cartas. Y además está del revés, con lo cual esta no gira ni queriendo. Está repetido por los dos lados igual. Qué maja. Hay que ir a la zona de semi agitadas que está arriba. Hemos estado. Pensaba que abría la puerta. Ah, qué burro. Ah, otro viajecito para abajo. Bueno, pues ahora subimos a pata. Para que aprieto el botón de correr, si no corre más. Semi agitadas allá abajo. Pues no. ¿Dónde están? Ah, allá al fondo. Dejado nada por aquí. Quando c'era troppa confusione, chiudevano tutte le finestre e la porta. Spengevano le luci ed era il buio completo. Qualcuna si addormentava, qualcun'altra forse cessava di vedere i propri fantasmi. E tornava un po' di pace. Ya que si queremos hacer algo hay que recrear la oscuridad. Thank you.
ti facevano la doccia gelata. Ti soffocavano con un telo. Che animale. E encima le echavano agua. Ti legavano al letto. Mi legarono al letto. Una donna morì accanto a me, soffocata dal suo stesso vomito. Era legata perché non voleva smettere di masturbarsi. Ricordo i suoi rantoli. Io urlavo, ma nessuno veniva. Tutte urlavano lì dentro, tutte. Fu allora che vidi quella bambola. Ma non era Charlotte. No, questa non è Charlotte. Lei non è Charlotte. E este señor con tetas, ¿quién es? La mamá. Ah, este es amigo de la mamá. Que nos pegaba porque la mirábamos. Anda, y encima se metía en la cama con la niña. El amigo de mamá. Qué bien. Il passato che era come il presente. Sì. Quella bambola, quell'uomo, la vergogna. René era sempre più lontana dalla realtà. Cada vez más lejos de la realtà. Come potrò mai sapere cosa accadde realmente? Sì. Come potrò mai ritrovare Amara, se non riesco neppure a trovare me stessa? Cada vez está más alejada de la realidad, no me extraña. Encima dice, ¿cómo voy a encontrar a Amara si no me puedo encontrar a mí misma? A ver, ¿qué dice esto? Montefoscoli, 12 novembre 1939. Cara figlia mia, apprendo con grande dolore quello che è successo. Il tuo trasferimento e le tue pene sono per me motivo di grande apprensione. Ci vuole pazienza, ma vedrai che andrà meglio. Ti cureranno e guarirai. Io prego tanto, ogni giorno. Scrivimi spesso. Raccontami tutto e dimmi se hai bisogno di qualche cosa. Farò il possibile. Cerca di essere forte. Sì, van a cuidar de ti. La mamma. Sì. La mamma. Van a cuidar Questa de è ti. L'ultima lettera che scrisse. Una volta entrata in questo reparto, arrivò la solitudine. Dopo quella visita, non arrivarono più le lettere della mamma. Perché quell'uomo? Perché non venne lei? Ho sbagliato io, forse? Non sembrava che mi volesse abbandonare. Cosa ho sbagliato? Vorrei poterle rispondere di nuovo, ora, per cambiare le cose. Voy a, va a escribir para intentar cambiar las cosas. A ver, estoy tan sola que nadie sabe más esto. Que tengo un miedo tan grande que se escapa de mi entendimiento. Todo está muy confuso. Così mi avrebbe ascoltata, forse. Mi risponderà. Me habría escuchado así, me habría contestado, pues no lo sé, chiquilla, porque no sé dónde vas a mandar esta carta ahora, la verdad. ¿Y dónde vamos a mandar esta carta? Aquí hemos estado antes. Esto es la máquina de electroshocks, ¿no? ¿Algo? Cartas.
A ver dónde tenemos que llevar esta carta para enviársela a la mamá. Esta silla. Puertas como la otra. Porque no se cierra del todo. Muy bonitas las ventanas modernistas, pero no. La silla aquí en medio. Atadas por aquí. Pues aquí no hemos estado, claro, en esta zona no habíamos estado. Hay que entrar en todas. Mira las camas con agujeros para para no sacarlas de la cama. Las ataban ahí, las tiraban 3 semanas y se cagaban y se meaban por el agujero. Pobres. Al principio del juego dice que esto, todo esto ha cambiado. Bueno, pues menos mal. Pero vaya, en algún sitio aún seguirán haciendo algunas barbaridades. Ser humano siempre es. Supera la realidad. Creo que aquí ya lo hemos mirado todo. Será dársela al profesor, ¿no? Allá al doctor, la carta. Doctor, venga a traerme una carta. Uy, ¿y ese ruido? ¿Era aquí? ¿Y esto? Giugno 1935. Dopo tanto teorizzare e cliniche per privilegiati, è finalmente giunto il momento di agire. Volterra è il posto giusto. Un ospedale all'avanguardia, il posto perfetto per un medico che vuole contribuire al cambiamento. 20 novembre. Varcare la soglia del manicomio è stato come entrare in un'altra dimensione. Un mondo di odori, rumori e immagini che non si riescono facilmente ad immaginare, raccontare o spiegare. Agosto 36. La situazione è simile a quella di tanti altri istituti. Il reparto è sovraffollato. Centinaia di malate sono sorvegliate da una manciata di infermiere che si trovano costrette a legare ai letti e ai radiatori quelle più agitate. Fanno turni di 24 ore. Non è possibile lavorare così. Noi medici riusciamo a vedere le pazienti di rado. Sono le infermiere che ci dicono cosa succede alle donne. 1937. Il puzzo acuto nei reparti, il rumore continuo di grida e voci a cui di umano non rimane quasi nulla. Corpi nudi, sporchi, privati di ogni dignità. Il manicomio ti scava dentro, ti logora. Penso spesso di andare via. Mi sento inutile, impotente. Una sorta di carceriere pietoso. Una pietà che non giova a nessuno e serve solo a lavare la mia coscienza.
15 marzo 1938. I drammi scorrono davanti a me tutti i giorni e io cerco di tenerli a distanza e faccio quel poco che posso. Qualche giorno fa, però, è arrivata una ragazza. Dal suo sguardo non mi è stato possibile fuggire. Chiedeva solo, con la dignità del silenzio, di non essere strappata via dal suo mondo. E io? Potrei essere suo padre. Il padre che non ha mai avuto, che non l'ha voluta, che l'ha rifiutata senza neppure conoscerla. Anche io le ho rifiutato quello che chiedeva. Non ho potuto fare altro che mettere una firma e spedirla all'inferno. Pericolosa per sé e per gli altri e di pubblico scandalo, così era scritto sul foglio della questura. Difficile opporsi. Quanta violenza ancora dovrà subire questa ragazzina. Il suo sguardo è così profondo, così lontano dalla spensieratezza che dovrebbe renderla felice in questi anni. Ho pianto nel mio letto, nella mia solitudine, ripensando a quegli occhi tristi e spaventati che mi guardavano. Poesía. Bueno, este es el doctor que la vio llegar el primer día y bueno, se quedó más o menos polvo viendo una niña de 16 años que entraba ahí, ¿no? Carta, caray. Le lettere venivano consegnate all'archivio. Loro si occupavano di spedirle. Serán enviadas en el archivo. ¿Están dónde? Sala de espera, conferencia, sector de camas, refectorio, parque. Armarios y archivos de pacientes aquí en el 12. Perdón. Pues iba bien antes, ¿no? Cuando he bajado. ¿Por qué me ha dado por bajar para abajo? Hemos estado con la puerta cerrada. Algún flashback. ¿O no? ¿Dónde? De ojos y de las lagrimales. En castellano. Que no ponen el juego en castellano. O sea, los postes sí han copiado los postes del original que estarían en castellano. Ostras, las semi agitadas, qué fiestas se pegaban.
parece la zona de jardinero, ¿no? Salas de enfermeros 2. Esto es lo que comentaba. Zona. Tres zonas. Abre un nuevo centro de tuberculosis, inauguración del pabellón Maragliano. Mira, ¿ves? Han abierto una zona nueva, un pabellón nuevo. El pueblo italiano coge las armas. La entrada de Italia en la guerra, anunciada Pelducce. Guerra, habla Mussolini. Mensaje del Führer al rey emperador y al Duce. La enfermerita con el novio militar. Se puede dar la vuelta. ¿La llave enigma de esas o qué? Del doctor, la lavandería. Anda, mira. Janita. Quando entravi in manicomio, perdevi il diritto di possedere qualcosa. Vaya. Tutto quello con cui arrivavi veniva impacchettato e messo qui, compresi i vestiti che avevi addosso, nel caso un giorno fossi uscita. Troppi però non uscivano mai. Solo un día saldrías. ¿Y ahora qué? ¿Dónde mandamos la carta? Correspondencia aquí. A la correspondencia. Deve esserci una cartella con il mio nome nello schedario dell'archivio. Qui, da qualche parte. QR aquí. Cara madre, ti prego, fammi uscire da questo posto. Mi spaventa così tanto. Avevi ragione, lo so, ho sbagliato, lo capisco. Mi vergogno tanto, sapessi. Ma ora mi saprò comportare bene, è sicuro. Ora andrà tutto bene e lavorerò, sarò bravissima. Tua figlia René. Questa lettera era la lettera di René, come era stata scritta allora. Non è mai stata spedita. Perché? Perché una cosa del genere? Ho ricevuto una vostra lettera, madre. Mi dite di avere pazienza e forza, mentre io ho solo paura e dolore. E voi non mi scrivete più. Vorrei che questo foglio potesse essere la mia anima.
e raccontare quello che mi succede. I bambini mi vogliono uccidere. Tutti fanno finta di niente, mi dicono cosa devo fare. Io non riesco a capire. Sbaglio e loro mi fanno tanto male, sempre. Lei mi aiuta, ma me l'hanno portata via. Che cosa le hanno fatto? Voi me lo sapete dire? Mi aiuterete? Montefoscoli, 7 luglio 1940. Cara figlia mia, non ho più ricevuto tue nuove, nemmeno un rigo da mesi. Non sono purtroppo nelle condizioni di venirti a trovare, mancano i denari per il viaggio. Ti ricordi del signor Onofrio? Sarà prossimamente a Volterra per affari. Gli ho chiesto se gentilmente potesse chiedere al signor direttore di avere tue notizie. Spero quando tornerà di ascoltare belle novità che ti riguardano. Ma tu scrivimi. Lo so che sono stata dura con te, mi devi scusare, io non pensavo. Ti ho mandato col signor Onofrio una nuova bambola. Mi hai detto che l'hai persa e so che ci tenevi così tanto. Non è bella come la tua Charlotte, ma spero che possa darti ugualmente conforto. Coraggio, figliola. Vedrai che tutto passerà. La mamma non era mala. La mamma. Te quería, tontina. Tu che decías che mamma era mala. Entregada. Montefoscoli, 12 ottobre 1940. Cara figlia, ho scritto due volte senza avere nessuna risposta. Aspetto ogni giorno una tua lettera con grande ansia. Il signor Onofrio è tornato, ti ha portato la bambola. Ti è piaciuta? Mi ha riferito che non è riuscito a parlare con il signor direttore, ma che ti ha potuto vedere. Prego per te ogni giorno. Anche Don Gino ha pregato per te durante la messa, domenica. Pensa che bello. Ho deciso, René. Ti riporto a casa. Ho già scritto al signor direttore. Gli ho detto che mi prenderò cura io di te. In questo momento mi trovo malata e non posso lavorare, ma guarirò presto, vedrai. E appena potrò affrontare il viaggio, ti verrò a prendere. Lo so che stai soffrendo tanto, ma resisti, ti prego. Vale. Ah, pues mira, lo mejor. La mamma verrà a prendere René, vero? La mamma è buona, ma non sta bene. Ecco perché era venuto quell'uomo. Claro. La bambola. René avrebbe potuto giocarci aspettando che lei venisse. Ma René non l'ha mai avuta con sé. No? È una bugia della mamma? No, beh, no, la sapeva mamma di aver buena. Fatto del male a René? No, no, la mamma è buona. Quell'uomo l'ha portata. Lo abbiamo appena ricordato, non è vero? Era René che sbagliava. La bambola c'è. È sicuro. Claro che sì. La mamma forse è stata sequestrata come tutto. E sarà chiusa qui, da qualche parte. Seguro. Tiene che stare per qui, per algún lado. La mamma è buona. Además, ahora te va a sacar, o sea que esto acabará bien, ya verás. Esta tiene que ser... Lo que pasa que me mosquea eso del traje de... enferma. Aquí. Acaba aquí y nos ha llevado allá arriba. Renette. Esta. Ora possiamo aprire il fagotto su quel tavolo davanti alla finestra. Allora. Che sta là della ventana. Muy bien. Ole, che rapidez. Mira, esta somos nosotros. Bueno, nosotros. Che guidi il tuo cammino e ti tenga lontana dal peccato.
Ma mamma. Te guía en el camino. Nuevos. Mira a la mamá. En la mamá. Visto? La mamma era buona. Claro che sì. Io ero cattiva. Tu eri la tonta, claro che sì. La mamma si era preoccupata per René, per Claro. Charlotte. Charlotte, io l'ho abbandonata. L'abbiamo abbandonata. ¿Y dónde está Charlotte? La hemos abandonado, pero ¿dónde está? Capítulo 10. Vale, ¿y ahora qué? Se ha perdido la Charlotte, la hemos abandonado, tenemos que ir a buscarla. Cerchiamo Charlotte. Vale. L'abbiamo abbandonata. Pues venga, vamos, vamos. Sarà sempre dove l'abbiamo lasciata, sotto le luci calde. Supongo. Como nos ha ido andando, tendrá que estar ahí. Aquí. Mírala. Hola. Petitet. Vine. Vine que sí. Tenía que haber cortado antes. Ho solo obbedito. La non ho mamma fatto non ci niente, lascia non ho sola. fatto niente. Charlotte è andata via. La mamma ci vede. Charlotte ci vuole bene, Charlotte. Anche se siamo cattivi. Ho solo obbedito. Ci vuole bene. Non ho fatto anche se siamo niente. Charlotte è andata via. Ho solo obbedito. Charlotte è andata via. Non ho fatto la mamma niente. Non ci lascia sola. Ci vuole ho bene. Solo obbedito. Anche se si vuole non ho fatto Charlotte è andata non via. Ci vuole bene. La mamma Charlotte ci è andata via. Charlotte siamo la mamma non ho fatto Charlotte ci ha vuole preso. Bene. Charlotte anche se siamo la cattivi. mamma Ho non ci solo lascia obbedito. sola. Ci vuole bene. Non ho fatto anche se niente. siamo Charlotte è andata via. Ho solo obbedito. Charlotte è andata via. Non ho la fatto mamma niente. Non ci lascia Lleva sola. il traje de Ci vuole Raya bene. Ha dejado Anche poco se más siamo allí. non ho fatto Charlotte niente. Non ho fatto niente. Ci vuole bene. La mamma Anche Charlotte se siamo siamo presi. cattivi. Charlotte siamo cattivi. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Sala de electroshock. Es tú el suerragazo que le van a meter a la niña. Thank you.
repetido, se ha quedado ahí en la cabeza. Vale, pues lo dicho, espero que os esté gustando la serie que estoy haciendo sobre este juego, sobre el viaje de René, la bajada a los infiernos de René, y a ver si conseguimos saber si lo que estamos jugando es la realidad o simplemente es un sueño y ella está muerta o no sé lo que será al final. ¿Vale? Venga, lo dicho, si os ha gustado, ya sabéis, y si no, pues también me dejáis un like que no cuesta nada y ayuda mucho al canal. Venga, nos vemos, hasta luego.